L'innovazione è il DNA del gruppo Zucchetti. Noi diciamo sempre che il nostro mestiere è quello di immaginarla, è quella di prevenire le esigenze, di cercare le soluzioni, di svilupparle, di andarle a trovare in giro per il mondo e di portare la tecnologia e i benefici dell'innovazione agli imprenditori che vogliono diventare più bravi, più forti, più aggressivi e soprattutto più globalizzati, perché oggi non esiste nessun tipo di business che possa restare all'interno del castello a cui noi eravamo abituati con i distretti industriali. Il nostro mestiere è proprio quello di andarla a cercare, di crearla e di portarla sulla porta di casa. E a me vengono in mente le immagini di quei vecchi film americani quando c'era il furgoncino del latte, no? Che la mattina portava la bottiglia del latte fuori dalla porta di ogni famiglia. Ecco, noi andiamo in giro per il mondo, non facciamo latte, cioè facciamo bottiglie di innovazione e le portiamo a domicilio del cliente che voglia utilizzarle, però per fare non quello che dicono i software e i prodotti, ma per fare quello che nel suo caso è il latte che gli serve, il livello giusto di innovazione che gli serve. In un contesto di convegni numerosissimi, affollatissimi, e che se li si dovesse valutare dai menu, dai programmi, sembrano anche un po' tutti uguali, mi sembra, grazie a Dio, completamente diverso per vari motivi, molto più utile, molto più piacevole, prima di tutto perché parla di casi concreti, intervista, coinvolge e mette a discutere delle diversità di impresa, diversità di vedute, diversità di attività, è giustamente molto focalizzato sul tema dell'imprenditoria femminile. Noi d'altra parte siamo un'azienda che crede profondamente in quello che si chiama diversity, anche se abbiamo una certa idea. L'idea è questa: quando tu per parlare di diversity, quando tu per parlare dell'eccellenza del lavoro femminile hai bisogno di un programma, è perché non ce l'hai nel sangue. Queste cose non devono aver bisogno di un programma, non bisogna promuovere la gente per editto o per legge. Bisogna creare il sistema per fare emergere le infinite, immense eccellenze che hanno le donne nel lavoro. Le faccio un esempio: noi su 3.300 persone ormai abbiamo un migliaio di ricercatori e il 50% sono donne, ma 50% dei 3.000, non dei 1.000, quindi 1.000 persone su 3.000 si occupano della ricerca in un'azienda dove le donne sono la metà. Nella tecnologia del software, nello sviluppo del software, le donne sono numericamente la metà, ma in realtà dal punto di vista del performing sono quasi sempre molto più brave degli uomini, perché hanno in particolare un enzima, hanno una dote che è quella della grande capacità di lavorare in team estesi. L'informatica, costruire un programma è come costruire, che ne so, un aeroplano, vuol dire fare scomporre il progetto in tantissimi microprogetti che sono sviluppati da piccoli gruppi e che poi via via si raccorpano, si uniscono e poi creano poi alla fine il prodotto molto più complesso. In una progettazione di questo tipo, che è tipica dell'industria del software, è fondamentale arrivare in tempo, non solo fare bene, ma consegnare il tuo pezzettino ad un altro team come in una staffetta, con un livello di qualità ovviamente predefinito e rispettato e soprattutto esattamente in tempo, perché questo poi diventi il punto zero della fase successiva del progetto. Le donne questo lo sanno fare infinitamente meglio, sono affidabili, se si prendono un commitment in termini di quantità e di tempi lo rispettano, mentre l'uomo magari è più predisposto, mi rendo conto che sto generalizzando, parlo per grandi numeri, è più predisposto a dire vabbè, dovevo farlo per le 5 del pomeriggio, sono le 5 e mezza, ma sì, trovo la scusa, lo aggiusto, sto un'ora in più. Ecco, quindi la donna è più responsabile, più precisa, più attenta, al punto che se si accorge in anticipo, e questo va benissimo, che il suo pezzettino non sarà finito per il tempo prestabilito, lo dice, e dicendolo prima permette di mettere in piedi tutta una serie di azioni correttive. Gli americani direbbero reliable, affidabile. Nella progettazione di strumenti complessi la donna è più affidabile. Poi la bravura è un altro discorso, sono bravi uomini e brave donne, ma in un processo complesso le doti di precisione, puntualità, affidabilità sono importanti e le donne questo lo fanno molto meglio. In un'altra industria questa caratteristica magari è meno importante, ma da noi è assolutamente importante.